Ecco, questa è la casetta dello scoiattolo, che qui si attacca alla pannocchia, però siccome la pannocchia non, gli scoiattoli non la mangiano perché è molle, adesso faccio sotto per tenere le arachidi, un qualcosa. Ta-da! Eccola, finito, ho fatto una grata tutta intorno. E questa è la porticina, eh. Adesso provo ad andarla a mettere. Ok, ho messo le noccioline, ma queste ho comprato sbagliate, sono bollite, vabbè, però si asciugheranno. Poi sopra lì sopra c'è la pannocchia che qualcuno l'ha mangiata perché mancano dei pezzi. Questa s'avvita con una vite. E voilà, uccellini e scoiattoli sistematissimi. Solo che secondo me questo qua li prendono troppo, è troppo buco, il buco è troppo grosso. Però è anche difficile arrivarci, quindi devono stare attenti. Ok. Ecco il progettone per la casa di Ciuschi da giardino, che ormai mi è venuta voglia, dopo la casa dello scoiattolo, inizio da questo pezzo gigante. Ecco, ho tagliato tutti i pezzi, questo è il pavimento, ci vorrà della moquette o un tappetino, questo è il sinistro, dietro, sotto, il davanti così, l'ho fatta scandinava, molto bella, questa è la porta. Eccola, si sta formando, Che bella! che bella, solo che adesso mi manca il tetto. Lilliu. Lì non ci sarebbe neanche un cappello. Vediamo come procede la casa di Ciussi. Allora, ho messo una moquette molto bella, la porta c'è già, per il tetto c'ho le mattonelle, quelle che si mettono sulle case vere, che l'ho trovata da Mary Fisher. Adesso sto facendo il dietro, ci ho fatto sto facendo una finestra. Eccoci, allora, notare, guarda che bello. Vedere? Ah no. Notare che non c'è neanche un chiodo messo male, perché secondo me fare falegname è una stronzata, basta avere solo gli strumenti giusti. Tipo, sega elettrica questa qua, no? Cioè, sarebbe venuta la merda se no per tagliare questi, un casino di tempo. Com'è facilissimo! Ecco, questa sega fa anche i tagli a 45 gradi. Guarda, quasi perfetto, perché fa solo 45 gradi. Ta-da! Adesso ci ho messo il silicone per sigillare questi buchi, poi il tetto verrà uno un po' su così, e poi qua un altro buco, un altro tetto, e basta. Ma è Ciuschi che me l'ha chiesto, mi ha detto mi fai una casetta per il giardino perché mi scotto, che lui al solito si scotta, no? E infatti voi direte, adesso sicuramente fai tutto sto casino, 5 ore per il momento speso. E poi non entra. No, me l'ha chiesto lui. Comunque è bello perché ho detto, vabbè dai, per farlo quanto ci vorrà, fai due lei. Un casino di tempo. Guarda, ho fatto dei fi queste finestre sono fatte apposta perché quando gli metti dentro qualcosa lui metterà la zampa fuori. Qui invece ne ho fatta una più piccola, giusto per farlo giocare. E basta.